Ti paragoni con gli altri, ti senti inferiore, hai pensieri negativi. Se è così, resta a guardare questo video perché potresti trovare le risposte che stavi aspettando. Ciao, io sono Veronica Wari e in questo canale troverai gli strumenti per crescere personalmente e professionalmente con chiarezza, sicurezza e stabilità. Bene, cominciamo. Se ultimamente senti che non vai avanti, che gli altri ottengono ciò che vogliono, ma tu no, che tutto sembra una lotta perché ti manca la forza o non sai da dove cominciare o se non ti senti capace, è possibile che sia dovuto a qualcuno chiamato critico interiore. Ed è di questo che voglio parlare con te oggi, per aiutarti a identificarlo e darti una guida concreta per tenerlo al suo posto. Bene, e chi è il critico interiore? È come un giudice implacabile che ci gira intorno e spesso ci impedisce di andare avanti. È quella voce nella nostra testa sempre pronta a sottolineare i nostri errori, le nostre imperfezioni e le nostre debolezze. Il critico interiore è quel giudice che ci fa sentire insignificanti, incapaci, che ci fa dubitare delle nostre capacità ed è per questo che se lo ascoltiamo e crediamo a ciò che ci racconta, sarà difficile per noi andare avanti, perché se non sappiamo come controllarlo, può essere presente tutto il giorno, tutti i giorni. Ci parla nelle orecchie che non siamo abbastanza bravi in questo, in quello, in quell'altro, che quest'altra persona lo fa meglio, che noi non saremo mai in grado di farlo, che non riusciremo a realizzare i nostri sogni, che le cose sono possibili per gli altri ma non per noi, o che non meritiamo questo o quello. Ma non preoccuparti, per fortuna possiamo imparare a riconoscere questa voce, possiamo imparare a distinguerla dalla nostra voce, possiamo imparare a mettere a tacere questo tipo di pensieri e metterlo al loro posto. Naturalmente, come esseri umani, siamo imperfetti. O conosci una persona che sia perfetta? Io no. Ma anche se non siamo esseri perfetti, siamo validi, siamo capaci e possiamo imparare delle cose. Ognuno di noi ha i punti di forza e i punti di debolezza su cui possiamo lavorare e superare. Ora, detto questo, probabilmente avrai dei dubbi, delle domande, ad esempio, come possiamo identificare il nostro critico interiore? Come possiamo affrontare questi pensieri che ci tolgono sicurezza? O come possiamo cambiare o mettere a tacere i pensieri negativi? Bene, bene, facciamo un passo alla volta. 1. Come identificare il nostro critico interiore? Identificare il nostro critico interiore può essere una sfida, lo so, perché spesso si nasconde come voce della ragione o realismo. Ma se fai attenzione, noterai alcuni modelli di comportamenti, alcuni segnali che ora vedremo subito. Ad esempio, se hai pensieri negativi su te stesso o te stessa, se pensi costantemente a ciò che hai fatto di sbagliato, se pensi spesso di non essere abbastanza bravo o brava in qualcosa o in tutto in generale, se non ti senti mai soddisfatto o soddisfatta del tuo lavoro, se cerchi sempre di fare meglio e non riesci a fare progressi o finire qualcosa perché senti di essere ancora incapace, se hai paura di provare cose nuove o correre rischi per paura di fallire. Se ti confronti tutto il tempo con gli altri e ti senti inferiore. Bene, ora, se ti identifichi con alcuni di questi comportamenti, è possibile che tu stia ascoltando il tuo critico interiore più di quanto dovresti. Se è così, passiamo al punto numero 2. Come possiamo affrontare i pensieri che ci tolgono la fiducia in noi stessi? La prima cosa che suggerisco è riconoscere che il tuo critico interiore non ha sempre ragione, che i pensieri sono solo pensieri, non cose, non sono verità e tantomeno la verità assoluta. È importante ricordare che tutti i pensieri non sono sempre veri, quindi non lasciare che il tuo critico interiore ti dica come ti senti, come sei o come dovresti agire. Quindi migliora il tuo dialogo interiore, puoi cambiare se vuoi quel dialogo interiore in cui invece di dirti qualcosa di negativo come quanto sono inutile,
Puoi dirti qualcosa di positivo, incoraggiarti e dirti io sono capace, io posso farcela. Puoi scegliere di parlare con te stesso, con te stessa, come se fossi con un amico. E un'altra cosa che puoi fare è praticare la mindfulness. In questo canale ci sono dei video al riguardo. Perché la mindfulness è utile, sai per cosa? Aiuta a sganciarsi dai pensieri negativi, a prendere distanza e a vedere tutto più chiaramente. Bene, continuiamo con la prossima domanda. Come possiamo cambiare o mettere a tacere i pensieri negativi? Innanzitutto, la prima cosa da fare è identificare i pensieri negativi e riconoscere i loro effetti su di noi. Comprendere che questi pensieri sono solo questo, pensieri, non la realtà o la verità assoluta. Sono pensieri negativi, inutili e non salutari se ti impediscono di andare avanti. Un ottimo modo per cambiare o mettere a tacere questi pensieri negativi è metterli in discussione. Porli in discussione, metterli in discussione e continuare a mettere questi pensieri in discussione. Questo ti permetterà di vedere la situazione con una visione diversa e ti aiuterà a trovare una soluzione più positiva. Quindi, invece di accettare semplicemente un pensiero negativo, possiamo chiederci: è veramente vero? Chi lo ha detto? Perché? Da quanto tempo? Ci sono prove che sostengono questo pensiero? Da quando lo penso e perché? Bene, vediamo subito un esempio. Se il tuo pensiero negativo è non sono in grado di farlo, sono un fallito o una fallita, per mettere a tacere o cambiare questo pensiero negativo puoi metterlo in discussione e trovare prove che lo contraddicano. Puoi chiederti: è davvero così? Ho avuto successo in altri settori della mia vita? E puoi elencare tutte le volte che hai raggiunto i tuoi obiettivi. In questo modo troverai la controprova e ti renderai conto che no, non sei un fallito, una fallita, e che per il contrario puoi avere successo quando ti impegni. Inoltre avrai in mano la prova che è così, cioè l'elenco in cui hai elencato i tuoi successi da quelli più piccoli in poi. Questa pratica è molto utile ed efficace perché in questo modo ci si rende conto che il pensiero negativo è falso ed è allora che si può sostituire il pensiero negativo con uno positivo. Ad esempio, ho le competenze e le capacità per raggiungere gli obiettivi che mi sono prefissato. Ti mando un abbraccio dal profondo del mio cuore. Ricorda, ti auguro il meglio, meriti il meglio. A presto, ciao.